Presidente. Grazie a tutti. E quest'oggi parliamo di questo Consiglio straordinario su ATAC e parto subito con un messaggio. Il nostro obiettivo è che ATAC venga risanata, che ATAC quindi rimanga pubblica e soprattutto che ATAC anche possa conoscere un nuovo futuro e possa essere ricondotta a impresa veramente efficiente. E sapete tutti che il nostro obiettivo non è certo quello di svendere l'azienda, ma di risanarla. È proprio per questo che è stato iniziato in maniera coraggiosa questo percorso di concordato preventivo in continuità già da settembre scorso e l'azienda quindi ha lavorato per portare avanti un piano industriale che è stato poi, assieme al piano concordatario, sottoposto al Tribunale al 26 gennaio di quest'anno. Sono poi trascorsi 2 mesi, in base ai quali poi il Tribunale ha dato una serie di indicazioni che sono quelle le motivazioni legate poi anche a questo Consiglio. E vi dico subito che l'azienda sta lavorando su queste osservazioni e quindi sta producendo tutti gli atti e le attività necessarie per accontentare le richieste dei giudici. Quello che posso dirvi è che sicuramente il percorso del concordato, ancora oggi lo voglio rivendicare, era il percorso giusto, era l'unico percorso possibile. Vi ricordo infatti che l'azienda già ad agosto del 2017 aveva ricevuto una serie di decreti ingiuntivi e a settembre anche delle istanze di fallimento. Quindi capirete che il concordato era veramente l'unica via che potevamo seguire per continuare ad avere un servizio pubblico, un servizio per la città e per tutelare anche tutte le persone che onestamente e quotidianamente lavorano in ATAC. Inutile fare un salto nel passato. Tutti sappiamo l'azienda come è stata trattata negli ultimi 20 anni, questo l'ho detto più volte anche in questa assemblea. ATAC è stata vittima anche di, scorribande, se così possiamo dire, nel passato, è stato un bacino elettorale, è stata un'azienda che anche in epoche precedenti è stata caratterizzata da scarsa efficienza, è stata caratterizzata da episodi quali Parentopoli, è stata caratterizzata anche da, soprattutto gli ultimi 15 anni, un momento in cui di fatto gli investimenti per l'azienda sono stati nulli. E capirete che non bisogna essere un fine economista per questo, che quando un'azienda non investe, inevitabilmente è destinata a incontrare dei periodi di difficoltà, sia economici sia anche finanziari. Il dato che mi piace ricordare, proprio per rappresentare questa situazione drammatica in cui l'azienda è stata trattata in questi anni, è il numero di autobus che sono stati acquistati dal 2006 al 2016. Parliamo di meno di 600 autobus, di cui 300 acquisiti con la formula del leasing. Capirete quindi che un'azienda di questo tipo, che ha fatto quindi passare l'età media del proprio parco mezzi da quasi 6 a quasi 12, ha chiaramente dei problemi e non ci deve stupire questo. Quindi da canto nostro, come amministrazione, abbiamo quindi deciso di dare sostegno anche in questi mesi all'azienda, ma anche prima della decisione del concordato. Voglio ricordarvi le azioni fatte attraverso i 18 milioni che abbiamo stanziato ad agosto 2016 proprio per cominciare a manutenere le metropolitane, per cambiare le ruote dei treni. Voglio ricordarvi della procedura che ha sbloccato ormai i famosi 150 bus, che sono ormai da quasi un paio d'anni su strada. Voglio ricordarvi il recupero, quindi l'eliminazione delle spreche e delle inefficienze che abbiamo fatto in questo periodo, recuperando ad esempio i 45 filobus che, come tutti sapete, erano rimasti praticamente a marcire nel deposito di Torpagnotta per molti anni. Voglio ricordarvi anche tutte le attività che Roma Capitale ha posto in essere durante i mesi del concordato. È chiaro che il concordato ha presupposto anche la vigilanza in prima battuta e anche l'accompagnamento da parte dell'amministrazione capitale nei confronti dell'azienda. E voglio ricordarvi quindi che, come tutti ben sapete, a dicembre è stato deciso lo stanziamento di ben 167 milioni di euro che saranno indispensabili per comprare da qui ai prossimi 3 anni 600 nuovi autobus. Io credo che questo sia un atto di responsabilità molto 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 grande che questa amministrazione ha voluto compiere, di fatto rompendo col passato, rompendo con delle logiche che erano mirate esclusivamente a far galleggiare l'azienda, perché questo purtroppo è successo nel corso degli anni. L'azienda ha galleggiato in che modo? Attraverso delle caricapitalizzazioni, a volte anche tra virgolette nascoste, quindi frutto ad esempio di conferimenti di beni capitali, come è successo anche col conferimento dei treni, con dei proventi dati una tantum, insomma è chiaro che tutte le attività fatte hanno semplicemente draghettato ATAC verso una situazione veramente di sopravvivenza, ecco, ma nulla era stato segnato in termini della prospettiva futura.
E questa amministrazione ha voluto quindi intraprendere un percorso per far sì che l'azienda possa avere anche delle prospettive per il futuro, che è quello che ci interessa. Vogliamo cioè che la città abbia un servizio migliore, vogliamo che tutti i lavoratori siano messi nelle condizioni di poter lavorare nel modo migliore possibile, vogliamo che Roma Capitale quindi possa avere tutti quei livelli di servizio che la possano rendere anche competitiva rispetto alle altre capitali europee. E non per questo quindi si sta già lavorando in maniera concreta su alcune azioni che progressivamente saranno mirate a migliorare anche la qualità e non soltanto la quantità del servizio, come vi ho ricordato, con i bus che arriveranno da qui ai prossimi 3 anni. Vi voglio ricordare le azioni fatte in termini di bigliettazione. È stata presentata pochi giorni fa questo primo passo verso la digitalizzazione dei biglietti. Vi voglio ricordare che è stata diffusa la tecnologia del chip on paper, con il quale sarà possibile quindi ricaricare su un'unica card i biglietti. È stato messo in maniera più capillare i sistemi di pagamento, grazie anche alle nuove colonnine per il pagamento anche dei parcometri, attraverso i quali si potranno anche non soltanto pagare il pedaggio, quindi la striscia blu, ma anche avere dei servizi integrati, quali l'acquisto dei biglietti, appunto, o il pagamento anche di multe legate alla mancanza del biglietto. Ecco, io quello che voglio dirvi è che sicuramente il percorso scelto non è un percorso che è facile, ma questo lo sapevamo tutti. Però io dico che non è impossibile, anzi è più che possibile questo percorso. E lo stiamo dimostrando passo dopo passo. Io ho la certezza che già rompere con gli schemi del passato abbia dato una nuova fonte di ossigeno all'azienda. Sono convinta che quindi questo percorso ci porterà progressivamente ad avere quel servizio che Roma deve avere. Vi dico anche che questa amministrazione sta anche lavorando per tutta una serie di azioni per rendere migliore anche il servizio. Vi ricordo tutte le attività di investimento che si stanno realizzando sulle infrastrutture, tutti i piani che abbiamo con il PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, tutte le attività che stiamo facendo anche adesso per riammodernare le linee metropolitane A e B, tutte le attività che stiamo facendo per velocizzare il trasporto su gomma, quindi del trasporto pubblico locale, parliamo quindi di corsie preferenziali, parliamo di tutta quindi l'idea che abbiamo di mobilità per la città. È chiaro che ATAC sia il tassello, uno dei tasselli più importanti di questa idea per la mobilità sostenibile per la città, però noi ci stiamo lavorando in maniera veramente molto molto seria e dettagliata. Capisco che, ripeto, avere dei dettagli, entrare nel tecnicismo sia un qualcosa di complesso, motivo per il quale molto spesso sentiamo anche dalla stampa, dai giornali, dai media, notizie che possono sembrare molto molto allarmanti, però vi dico che da parte nostra invece c'è tutta la volontà e abbiamo in corso tutte le azioni che devono essere necessariamente mirate a questo obiettivo comune, che è un obiettivo che interessa a tutti e che va a vantaggio di tutti. So che mi chiederete anche del discorso dei rapporti col Ministero dei Trasporti, quindi parliamo anche dell'iscrizione di ATAC al REN. Anche su questo vi dico, è stato un allarmismo, anche poco condivisibile, perché ho già spiegato in più circostanze che ATAC è al lavoro col Ministero dei Trasporti proprio per andare a produrre tutti i documenti, tutte le attività che sono necessarie a garantire questo tipo di iscrizione al REN. Quindi parliamo della sezione motorizzazione civile del Ministero dei Trasporti. Anche questo tipo di attività la stiamo gestendo. Insomma, quindi quello che posso dirvi è che l'impegno da parte nostra è un impegno concreto. Vi ridico nuovamente che il concordato è veramente l'unica, era e continua ad essere l'unica soluzione che con responsabilità questa amministrazione ha voluto intraprendere, avendo dall'altro in mente di tutelare tutta una serie di equilibri all'interno dell'azienda, tra i quali ricordiamo anche gli accordi sindacali che sono stati sottoscritti negli ultimi mesi, sia di impegno dell'amministrazione sia anche gli accordi presi sulla gestione del personale, in questo senso. Cosa posso dirvi, Partivamo da una situazione veramente molto complicata, è inutile che ve lo ripeta ancora, una situazione debitoria importante, una situazione di grandi inefficienze, una situazione anche di cattiva gestione sia aziendale ma sia
anche politica delle amministrazioni precedenti. Ne abbiamo preso atto, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo voluto cambiare tutte queste dinamiche attraverso azioni che non andavano semplicemente a tirare avanti una situazione che era diventata ormai ingestibile, perché a pagare tutto questo, purtroppo, a pagare tutto quello che c'è stato negli ultimi 20 anni sono stati soltanto i cittadini e anche i lavoratori che scendono su strada spesso con vetture vecchie, spesso facendo viaggiare anche vetture scomode, se guardiamo anche dal lato del comfort dei guidatori, ad esempio, tanto per dirne una. Quindi io credo che obiettivo sia quello di continuare a lavorare assieme, sia continuare a percorrere questa strada che ricorda una strada che era inevitabile, era anche la più giusta possibile per salvare tutti e per salvare l'azienda. Quello che abbiamo voluto fare è intraprendere quindi un percorso di legalità, di trasparenza, un percorso che sia in grado di dare risposte concrete. Io credo che questa amministrazione di risposte concrete ne abbia date e ne stia continuando a dare, anche semplicemente con tutte le attività di cui vi ho parlato in precedenza. Ecco, quello che posso dirvi è, quindi, rispetto al tema di questo Consiglio straordinario, è l'azienda sta lavorando nei dettagli di quelli che sono i rilievi del Tribunale. È chiaro che ad oggi non posso darvi dettagli specifici su quelle che saranno le risposte che dovranno essere inviate al Tribunale, anche perché in primis è un'attività che sta conducendo il management aziendale e in secondo luogo sono risposte che dovranno pervenire al Tribunale e sarà il Tribunale a doverle valutare. Però posso dirvi che su tutti i pilastri su cui anche la parte del Tribunale ha chiesto degli approfondimenti e delle delucidazioni, l'azienda sta lavorando e quindi entro i tempi stabiliti saranno date tutte le risposte del caso. E ricordo quindi che c'è questa scadenza del 30 maggio, ma ripeto, l'azienda sta lavorando in questo senso e dettagli aggiuntivi vi saranno dati poi anche il momento successivo, anche perché tra l'altro l'iter di formulazione delle risposte è un iter ancora in corso, per cui non abbiamo ancora delle risposte specifiche e puntuali pronte per essere inviate al Tribunale. Ricordo che poi la scadenza e l'audizione, anzi, del Presidente del CDA è prevista per il 30 maggio. Però ecco, posso darvi delle serie rassicurazioni sulla serietà con cui si sta lavorando, ricordandovi l'impegno non soltanto dell'azienda in questo senso, perché ricordo è il management aziendale che sta elaborando questo piano industriale e quindi il piano anche concordatiario che è evidentemente legato a filo doppio col piano industriale. Quindi per parte nostra noi continuiamo a dare come Roma Capitale il massimo sostegno come fatto in questi mesi. Quindi l'invito è quello di continuare a lavorare insieme su questa strada e di arrivare quindi ad avere un servizio in città che sia quanto più importante, quanto più grande possibile. Grazie.